Abbiamo un nuovo pigiama di Omar da testare. Vero, un nuovo pantaloncino. Cicciottona bella. Cicciottone bello. Cicciottona pelosa, bella. Adesso Ma stai zitto. lo posso mettere via. Guardate com'è sexy. Dun 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 dun. Come nei film horror. Calzini con infradito. Wow, che uomo sexy! Ragazzi, buongiorno. Oggi il buongiorno ve lo do dalla macchina perché questa mattina è un pochettino tardi, quindi ci siamo già avviati. E stamattina abbiamo dormito un pochino di più, è domenica, perché ieri abbiamo fatto un po' tardi, perché appunto sono venuti i nostri amici a cena, poi abbiamo ordinato le pizze, ma ci sono volute 2 ore, alla fine ce l'hanno consegnate alle 10 in super ritardo perché la pizzeria era l'unica aperta di tutta la zona, quindi avevano tanto lavoro per cui erano un po' in ritardo con le consegne. E poi tra una cosa e l'altra, appunto, si è fatta molto tardi, si è fatto molto tardi, poi hanno sistemato un po' la casa, insomma. E niente, stamattina ce la siamo presi comoda. Adesso oggi andiamo in un centro commerciale dove non andiamo da tantissimo tempo. Scusa, puoi ripetere il gesto che hai fatto? Cioè, io Un po' mi parlo, mancava, lui deve mimare quello un po' mi che. mancava, A Omar mancava tanto, sentiva la mancanza di questo posto e quindi niente, questa mattina andremo lì a fare un girettino. Intanto comunque oggi non ci corre dietro nessuno. Ho dimenticato di congelare la carne. Vabbè, non importa, tanto vediamo un po'. parchiamocela tutta oggi. Va bene, oggi abbuffiamoci di carne. Però vabbè, lo faccio più tardi, non ha importanza. E quindi appunto ce la prendiamo comoda in tutti i sensi. Oggi è l'ultimo giorno di ferie di Omar perché domani riprenderà a lavorare. E quindi domani iniziamo le ferie di Desiree. Sei Vedi? contento che ritorni a lavorare? No, mi dispiace un po'. Lontano da me. Non ti preoccupare, mentre tu sei al lavoro io continuerò a spendere tutti i soldi, così in questo modo non E ti mi devi dare la sembrerà. carta? Che carta? La carta mi devi La dare. carta di credito? Ma non ce l'ho io. Tanto per te non la puoi usare, però me la ridai, tengo Ma io. online la posso usare. Quella è il banco. Il banco quanti ce l'ha? Banco, Bancomat ce l'hai tu. ormai mi hai prosciugato tutto. Vuoto, c'è più niente, l'ho svuotato io. No, No, vabbè. senza no, vabbè, sì. Sì, poi ricordami che io mi dimentico, non lo faccio per cattiveria, Ma io non sono sappilo. come te, che scrive tutto. E comunque niente, volevo ringraziarvi perché questa mattina è andato online il blog in cui vi racconto un po' di Lisa, della crosticina che le è venuta sotto al mento e mi state dando tantissimi consigli utili, preziosi, soprattutto mi state scrivendo che coloro che hanno animali ci sono già passati, quindi sono ancora più tranquilla perché mi avete detto di non preoccuparci e quindi vi ringrazio veramente tanto per queste parole di conforto. Niente, dai, vi saluto e ci vediamo più tardi. Ciao. Ma non è finito il Ah, no? video! Lost in this ugly light.
Un altro sogno che ho è questa lavatrice qua, ragazzi, veramente stupenda. Non il prezzo ovviamente, però per il resto è veramente bellissima. Mamma mia, è veramente... Ma tu li puoi comprare separati? Sì, perché quello a parte, 700 sì. euro quello. Sogno infranto, ragazzi, sogno infranto sul sì, momento. Questa qui è una, perché tu quella lì la puoi comprare un secondo. Questa parte, praticamente qua fai un carico e contemporaneamente si può fare il secondo, che sarebbe questo, l'hanno messo qua per far vedere. No, è troppo bello. Qua fai un carico più piccolo. Questo prezzo ci compriamo un mega televisore. Ma basta questo televisore. Come cambia? A 20 anni avevo come sogno i vestiti, a 30 anni ho come sogno la lavatrice, l'asciugatrice, il frigo. Oh, che meraviglia! Altro grande sogno, altro grande sogno. Ma basta, tu pensi solo a cappuccino. Guarda quanto costa. Ma questa non è la stessa che mi dicevo l'altra volta. Sì, guarda qua ci metti tutto il latte, ci fa un cappuccino bellissimo e qua puoi programmare tutto. Sì. Latte macchiato, il menù addirittura, veramente qualche enorme. Qualche bottatina hamburger. Ma è enorme, ragazzi, però è troppo bella. Questo è proprio stile americano. Don't get around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say. Omar ha detto che questi sono orecchini. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get you. Omar, Omar, alzati immediatamente di lì. Basta.
Ma sono bellissime. Ma vabbè, ma saranno bellissime, ma ne abbiamo 200. Ne abbiamo più noi a casa che loro qua. Sono no. bellissime e anche scontate. Adesso te ne spacco una sulla testa. Qui abbiamo Lisa. Solo che questo esemplare è muto. Lisa invece parla sempre. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, giorno successivo rispetto all'inizio di questo video, ovvero siamo martedì, non è vero, siamo lunedì, il caldo inizia a dormire la testa, siamo a lunedì appunto, e ieri non ho più registrato, semplicemente perché dopo il giretto da Maison du Monde, poi alla fine siamo venuti qui a casa tranquilli, abbiamo passato un pomeriggio in casa al fresco perché ha fatto caldo ovviamente, non ho fatto nulla di particolare per cui ho ritenuto opportuno registrare. E niente, questa mattina sono stata un po' a fare delle compere al supermercato, sono andata allo Shan e così, giusto per fare gli ultimi giri, ed è sempre più caotico, sempre più vuoto, mi dispiace un po', vi dico la verità, mi dispiace un po' perché mi sono sempre trovata molto bene lì. Comunque, a parte tutto, ho fatto una spesuccia veramente minima, mi serviva qualcosina in casa, quindi ho preso lì quel che ho trovato ovviamente, e mi hanno dato, cioè omaggiano tutti, di queste buste qua, che sono praticamente delle buste in tessuto che tra l'altro sono molto molto comode, e penso che un po' tutti i supermercati debbano farle, primo perché non si rompono, sono veramente belle resistenti, poi una volta utilizzate si possono ripiegare tranquillamente e mettere in borsa, a differenza delle classiche buste in plastica che invece si rompono sempre, c'è neanche il tempo di arrivare a casa. Io ho dei sacchettini che ho comprato da tenere in borsa, proprio per evitare ogni volta quando vado a comprare di comprare anche il sacchetto, comunque di prendere anche il sacchetto, ma me li dimentico sempre a casa. Comunque ieri da Maison du Monde ho preso veramente due sciocchezzine, cioè due cavolatine, proprio una stupidaggine, ve li faccio vedere, ma è proprio una cosa stupida che non meriterebbe neanche di essere visto, però magari non lo so, vi può interessare in qualche modo. Un attimo che vi appoggio qua senza muovere troppo il cavalletto. Purtroppo non sono dotata di un cavalletto molto efficiente. Allora, questa è la busta, ma veramente ho preso proprio delle sciocchezze. Allora, innanzitutto ho preso per 1,35€, 1,39€, questa tovaglietta in plastica con queste righe blu che in fotocamera sembrano tipo grigie, ma in realtà sono blu scuro. E vedete qua, poi c'è anche questa scritta qua che è proprio stampata. E ne ho presa una sola perché la voglio andare a mettere sotto le ciotoline di Lisa e Carolina, perché ogni volta mi sporcano il pavimento, almeno vado poi a togliere questa, la vado a lavare in bagno sotto l'acqua corrente e sono a posto, ogni volta non devo stare a sfregare il pavimento in quella zona. E poi ho preso questa cartolina qua glitterata che è molto molto carina, a me piace sempre un sacco la cartoleria di Maison du Monde, questa l'ho pagata 5,99€. Vedete, glitterata rosa, c'era anche di altri colori, azzurra mi sembra, e c'era anche di dimensione più piccolina, però io ho preso questa perché mi serve, adesso voglio andarci a mettere tutti i documenti specifici per la nuova casa, dal momento che appunto ora iniziamo la fase importante di pagamenti eccetera eccetera, quindi voglio andare a conservare il tutto qui dentro. Molto molto bella, noterete che qui ha tre stelline glitterate sui toni dell'oro, è tipo fatta come la classica busta da lettere, in pratica anche quelle più piccoline erano fatte così, vedete qua gli elastichini per andarla a fermare, poi si apre in questo modo, all'interno ha questo elastico in un certo senso, sì, praticamente è l'elastico dei lati esterni che continua, però potete volendo anche utilizzarlo per andare a fermare i documenti, e trovo che sia molto carina. E certo, è costata un pochettino di più rispetto a una classica
cartellina, però comunque è anche bella esteticamente, quindi è anche quello che si paga. Adesso questa la vado a mettere sulla mia scrivania, così la tengo a portata di mano. Mi piace proprio tanto. E poi vabbè, nel negozio casa ho preso, anche questa è una sciocchezza, questi tovagliolini qua per 1,95 euro, perché io prima utilizzavo sempre quelli in stoffa, però mi sono stufata di doverli lavare continuamente, specie se poi li utilizza Omar, e anche perché tanti poi rimangono macchiati e non, cioè mi dispiace perché non riesco poi neanche più a togliere le macchie. E niente, ho preso questi, sfrutto quando li trovo dei prezzi validi, non tanto alti, questi tovagliolini in carta con varie fantasie, e mi piacciono tanto anche perché comunque sono molto molto spessi. Diciamo che non mi piace tanto in questo periodo comprare nei negozi, primo perché non lo so, sarà che ho l'idea di casa nuova, di tutte le spese eccetera eccetera, non mi viene neanche più tanto da spendere per questa casa, se proprio non è un qualcosa che ci serve, che è essenziale, per il resto cioè non mi va neanche più tipo, che ne so, comprare un nuovo paio di tende, comprare un nuovo tappeto, tanto ormai io sono orientata sul nuovo stile di arredamento che avremo, quindi non mi va di spendere soldi così. Seconda cosa, adesso siamo in un periodo dove praticamente nei negozi si trovano scontati tutti gli articoli Lisa che parlotta, tutti gli articoli estivi che sono rimasti, però sono ancora tutte cose estive, per cui ora che andiamo verso l'autunno, non proprio ora, però insomma diciamo che le vacanze più o meno sono finite un po' per tutti, ci stiamo avvicinando a settembre, fra poco non tanto, però insomma inizieranno le scuole, e quindi non ho più la mentalità dei coralli, delle conchiglie, e nei negozi adesso si trova solo questo, quindi anche quello che fa passare un po' la voglia di comprare. Stavo sistemando questi bicchieri qua al loro posto e mi è venuto in mente che questi bicchieri qua, questi davanti, di cui mi chiedete spesso tantissimi, sono dei bicchieri che avevo comprato tanti tanti anni fa da Coin Casa, può essere, sì. Sì, Coin Casa, l'avevo presi alle Gru, nel negozio Coin che c'è alle Gru, e mi sono pentita, davvero pentita di non aver preso tutto il servizio, perché sono veramente stupendi. Sono di questo color carta da zucchero, più o meno, sono in vetro ovviamente, e infatti li metto qui sopra e li uso raramente perché ho sempre paura di poterli rovinare o che mi possano cadere e rompersi. Li tengo custoditi qui in alto, come vedete, nella parte più alta del mobiletto, proprio perché ci tengo tantissimo. Dunque, mi sono cambiata, mi sono messa in modalità casalinga, così sono un pochettino più fresca, anche se devo dire che oggi la giornata è fresca e stanotte è piovuto tantissimo, non so che ore fossero, ma mi sono svegliata, sentivo la pioggia che cadeva, mi sono riaddormentata profondamente, perché a me il rumore della pioggia, cioè non c'è niente che mi rilassa più del rumore della pioggia, veramente pazzesco. Comunque, ieri sera a mezzanotte eravamo ancora svegli, Omar stava guardando la TV di qua sul divano e niente, mi ha preso un certo languorino, per cui sono venuta di qua in cucina e non c'era niente, porcaccia di quella miseria, non c'era niente, perché abbiamo comprato tutte cose sane, frutta, verdura, per evitare appunto di mangiare schifezze. Però mi sono ricordata che qualche settimana fa, prima di partire, avevo comprato da Lidl queste tortine qua surgelate e le avevo messe appunto nel congelatore, poi mi era passato di mente, non le avevamo più mangiate, quindi ieri sera mi sono illuminata dalla disperazione perché mi ha preso una voglia matta di cioccolata e alla fine me le sono mangiate tutte e due io. Ragazzi, buonissime, ho conservato apposta la confezione, fate lo screenshot così magari vi rimane il nome, perché non mi metto a pronunciarlo sicuramente dal momento che è veramente impronunciabile. E che dire, cioè
veramente buone, buone, buone. Sono delle tortine surgelate che vanno messe ancora congelate nel forno preriscaldato a 180 gradi e lasciate cucinare per circa 16 minuti. Io le ho fatte cucinare proprio il minimo, quindi 16 minuti, perché si può anche qualche minuto in più, comunque vabbè. E niente, cioè, allora la parte esterna rimane morbidissima. Sono andata a dividerle con un cucchiaino, super soffici, e all'interno è uscito un cuore morbido di cioccolato fondente, che io non amo il cioccolato fondente, ma queste, ragazzi, mamma mia, una bontà unica, unica. Adesso poi le volevo andare a prendere, perché magari se si hanno invitati e non si ha tanto tempo di preparare il dolce, queste sono un dolce veramente unico. Secondo me vi fanno fare una bella figura, ci fanno fare una bella figura, perché poi anche impiattate in un certo modo, magari con un po' di zucchero a velo sopra, con qualche fragolina nel piatto, che ne so, un po' di ribes nel piatto, sono veramente un qualcosa di pazzesco, ma proprio buone, non pensavo fossero così, e meritano proprio tanto, super promosse. Oggi che sono da sola per pranzo voglio prepararmi una bella centrifuga, un bel estratto di frutta, e voglio appunto fare l'uva. Questa l'avevamo comprata da Esselunga, se vi ricordate. Tra l'altro la frutta, la verdura e la carne comprata da Esselunga è veramente buonissima. L'ha detto anche Omar, è veramente buona, buona, buona. Comunque adesso vado a lavare l'uva. Mi avete detto che per fare l'estratto di frutta, di verdura, la frutta non va sbucciata, cosa che io non sapevo. Quindi grazie, perché mi illuminate sempre su questioni a me sconosciute. Quindi adesso appunto la vado a lavare e vabbè, tanto questa non è da sbucciare ovviamente, però la vado a lavare e poi ci facciamo un bel estratto. Allora ragazzi, volevo fare quattro chiacchiere veloci insieme a voi. Sapete che se mi seguite da un pochino più o meno, se avete visto un po' dei miei video, avrete capito che io nel mio canale tratto vari argomenti. Principalmente parliamo di frivolezze, di cose divertenti, di cose relative allo svago. Però ci sono dei momenti in cui mi piace anche parlare di cose serie, di cose importanti. Ed era già da un po' di tempo che volevo parlarvi di questa cosa qua, fare questo discorso insieme a voi. Però ho sempre rimandato. Però, visti i vostri commenti, ho pensato che sia giunto il momento di farlo. Allora, non so bene le parole da usare, vado molto così, distinto, quello che mi viene da dire dico. Dunque, in tantissime, a causa di questo periodo che stiamo vivendo, questo periodo in cui tanti di noi hanno perso il posto di lavoro per questa pandemia, ma proprio, cioè, lo abbiamo constatato un po' tutti, anche andando semplicemente in giro, che
tanti negozi non hanno più riaperto, tante serrande sono abbassate, e niente, le attività non hanno più ripreso e quindi tante persone hanno perso il proprio posto di lavoro e lo so perché appunto me lo scrivete in diverse. E che siete un po' giù per questo motivo, che sicuramente non è una situazione facile. Sicuramente già il nostro paese non è che fosse messo proprio benissimo dal punto di vista economico, adesso ci mancava anche, diciamo, questa situazione che sicuramente ha peggiorato il tutto. Tante di voi mi scrivono anche su direct per sfogarsi, perché comunque mi vedete come un'amica e quindi vi fa piacere, diciamo, raccontarmi determinate situazioni che state vivendo. Io vorrei raccontarvi brevemente, ripeto, di quello che voi non avete mai visto di me, di quel pezzo di vita che io ho affrontato, che no, io e Omar abbiamo affrontato prima che io aprissi il canale, o che comunque prima che il canale diventasse un diario in un certo senso, no? Delle mie giornate, della nostra vita, perché prima i miei video si basavano soltanto sulle ricette, sulla mise en place, non c'era questo rapporto che si è venuto a creare adesso nel tempo. Di confidenza, di racconto, ecco. E forse magari questo mio racconto potrebbe essere in un certo senso anche, non dico proprio un aiuto, però un modo per capire che i momenti brutti, i momenti difficili passano. Quando sei convinto di toccare il fondo, poi c'è sempre la risalita. So che sembrano solo parole, so che sembra tutto così stupido, sembrano parole dette tanto perché sono parole che stanno bene in questo determinato momento. No, io le ho provate sulla mia pelle. Anche a me sembravano parole stupide quando io ho vissuto dei momenti di difficoltà economica. Perché sì, mia mamma, le mie amiche cercavano di tirarmi su dicendomi vedrai che verrà poi il sereno dopo la tempesta, ma io pensavo solo che fossero frottole, che non era vero niente e che io vedevo soltanto cose brutte, vedevo il mio futuro come negativo, come privo di momenti di serenità, di spensieratezza e soltanto un futuro pieno di problemi. Allora, dovete sapere che io e Omar siamo sposati tra poche settimane, saranno 3 anni, ma in realtà noi stiamo insieme da 9 anni, da tanto tempo. Quando noi ci siamo conosciuti 9 anni fa, era un po' l'inizio più o meno della crisi economica qui in Italia, nel senso che iniziavano a chiudere tante aziende, iniziava a percepirsi tanto la crisi qui in Italia. Io andavo all'università e lui aveva appena perso il lavoro, era appena stato licenziato perché la ditta per la quale lavorava era in difficoltà, in serie difficoltà, e per cui praticamente aveva licenziato tutti i dipendenti, aveva tenuto soltanto un ragazzo perché aveva appunto pochi lavori da fare, quindi non riusciva più a mantenere tutti i dipendenti, tra i quali appunto Omar. E lui, quando l'ho conosciuto, viveva da solo in affitto. Avendo perso il posto di lavoro, era rimasto indietro con gli affitti, con le bollette. Tra l'altro, poi non solo è avvenuto questo licenziamento, ma non è stato pagato, non ha percepito lo stipendio per tanti, tanti mesi che precedevano il licenziamento. Quando io l'ho conosciuto, eravamo entrambi in difficoltà economica, perché comunque io non lavoravo, io ho sempre studiato. Spesso mi chiedete di parlarvi del mio percorso universitario, io non ve ne parlo mai perché per me è stato un momento veramente brutto, devastante. Io ho sempre solo visto come unica opportunità nella mia vita l'università. Sono sempre solo stata una ragazza che passava le sue giornate a studiare, perché mi piaceva studiare in un certo senso, però ho avuto una brutta esperienza universitaria. Diciamo che io studiavo tantissimo, io studiavo dalle 6 del mattino
mi fermavo alle 11:30 per poi riprendere alle 2:30, quindi subito dopo pranzo, e poi continuavo fino alle 6, alle 7 di sera. Avevo un metodo di studio veramente devastante, cosa che non consiglio a nessuno. Diciamo che passavo le mie giornate sui libri, per cui avevo anche la fortuna, perché comunque era la fortuna, di poter stare a casa in un certo senso a studiare e occuparmi soltanto dell'università, perché vivevo a casa con i miei genitori, quindi non avevo il pensiero di bollette, affitti, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che praticamente i primi anni in cui noi siamo stati insieme sono stati degli anni un pochino difficili. Tra l'altro poi Omar non aveva più la macchina perché gli si era rotto l'albero motore, aveva una macchina vecchia di 12 anni, una Polo, è rimasto senza macchina. Insomma, io vedevo tutte le mie amiche che si erano fidanzate nello stesso periodo in cui io praticamente ho conosciuto Omar, ho iniziato a frequentarlo, che andavano a convivere, che si sposavano. E noi invece avevamo un problema al giorno, perché anche se io vivevo ancora con i miei genitori, i suoi problemi, i suoi momenti di tristezza, le sue preoccupazioni erano anche le mie, no? E quindi a me dispiaceva vederlo così triste, così preoccupato. Noi non abbiamo mai avuto inizialmente, si sanno che quando due si fidanzano, i primi mesi, i primi anni comunque sono caratterizzati dai momenti di spensieratezza. Noi abbiamo sempre solo avuto problemi, sempre solo avuto preoccupazioni. E siamo riusciti, diciamo, ad uscire da questa situazione dopo diverso tempo. Adesso voi vedete il lato tranquillo della mia vita, per quello che io ogni tanto vi dico che i miei 30 anni, di solito uno pensa, no? Dice, ah, la spensieratezza dei 20 anni. No, io sono più spensierata e tranquilla e serena adesso a 30 anni piuttosto che prima, ma non solo a causa di Omar o comunque delle nostre difficoltà economiche. Lo ero anche a causa comunque del mio percorso universitario, che era comunque un percorso molto complesso. Per carità, gli esami avevo una buona media, però comunque c'erano tante cose che adesso non sto a parlare perché quello è tutto un altro discorso. Però diciamo che mentre le mie amiche che si sposavano vivevano il momento spensierato e felice, io no. Noi dovevamo fare i conti con problemi economici e a me sembrava che la nostra vita continuasse così per sempre. Mi sembrava di non riuscire mai ad uscire da quella situazione così brutta, così problematica. Ero stanca, tanto stanca di non avere un pensiero felice, di non avere un momento di spensieratezza. Però poi è arrivato un punto che ho smesso, tra virgolette, di disperarmi, di starci male, e ho iniziato a capire che bisogna affrontare i problemi poco per volta, purtroppo, finché non si sbatte, come si dice, la testa, non il naso, non so come si dica, comunque non si riesce a capire come affrontare questi momenti di difficoltà. Noi poi piano piano, piano piano, piano piano ci siamo risollevati, siamo riusciti a prendere la macchina, siamo riusciti a, diciamo, sistemarci questa casetta, che è una casetta piccolina. Io ho avuto delle amiche che l'hanno snobbata, degli amici che comunque hanno detto non è niente di che, perché magari loro avevano una casa molto più bella rispetto alla nostra, molto più grande. Però questa casa noi ce la siamo, diciamo, fatta con tanti sacrifici, tanta, tanta fatica, perché l'abbiamo praticamente smantellata tutta, rifatta completamente. E questo condominio, vabbè, è molto vecchio, uno stabile molto vecchio, ma ve lo dico sempre. Per me questo è stato un tesoro. È vero che adesso dico, ah, non vedo l'ora di andare via per andare nella casa nuova, per carità, perché è più spaziosa, sarà più comoda, poi ci sarà meno caos, perché comunque lì è in campagna, eccetera, eccetera. Però io avrò sempre un ricordo di questa casa come di un luogo del nostro nido, del nostro piccolo angolo di speranza, perché noi qui siamo entrati qui dentro senza sapere quello che ci aspettava, con tanta paura di non riuscire a farcela per tante cose, e alla fine poi ce l'abbiamo fatta, affrontando
tutto a piccoli passi, perché le situazioni brutte, le situazioni negative, le situazioni spiacevoli non dureranno per sempre, anche se può sembrare così. Vedete, adesso io ho delle difficoltà a trovare un lavoro, comunque ho avuto dei problemi di salute, per carità, ok? Però comunque vedete che in questo periodo, negli ultimi periodi, ho cambiato diverse volte posto di lavoro, l'ho perso di qua e di là. Però io sono ottimista perché ho imparato tanto dal passato e non... Cioè, le cose cambiano, anche se può sembrarci impossibile. Batto su questa cosa perché anche a me sembrava impossibile, però piano piano se ne esce da quel luogo in cui uno sprofonda a causa purtroppo della situazione che stiamo vivendo, del nostro stato che non ci tutela, eccetera, eccetera, eccetera. E noi ci siamo sposati. E vi dirò che, mentre avevo amiche che mi dicevano, lo sai, io mi sposo, i preparativi sono bellissimi, sono incantevoli, e noi non avevamo i soldi per far nulla, ma veramente nulla, giusto la spesa settimanale, vabbè, pagare le bollette ovviamente, io ci rimanevo male, perché dicevo, perché noi no, perché noi non possiamo, alla fine cosa abbiamo fatto di male, no? Ci siamo sempre comportati bene, perché non riusciamo a fare i passi normali che fanno tutti? E alla fine vi dirò che noi siamo riusciti piano piano, più tardi rispetto agli altri, a sposarci, però comunque ci siamo fatti il nostro matrimonio, così come ne avevamo il desiderio noi, nel nostro cascinale in campagna. Abbiamo aspettato più tempo rispetto ad altri, però lo abbiamo, diciamo, progettato in maniera tranquilla, in maniera serena, senza corse. Nei momenti in cui io ero triste, no? Perché vedevo la vita, mi sembrava che la vita degli altri andasse avanti e la mia vita invece che si fosse fermata, no? Adesso può sembrarvi stupido parlare di matrimonio, perché uno dice, ma il matrimonio non è per forza necessario, se due si vogliono sposare possono benissimo andare in comune e sposarsi, perché non è la festa, ci sta tutto il ragionamento, questo ragionamento qua, però una ragazza di 22 anni ha il sogno comunque del suo matrimonio, ha il sogno magari di fare una festicciola, che poi alla fine, ragazzi, noi ci siamo sposati, avevamo 30 invitati, abbiamo fatto un matrimonio molto intimo, non è stata una mega festa con tantissimi invitati, no, è stato un matrimonio molto intimo, abbiamo invitato parenti, amici strettissimi e basta, però ecco, anche quel poco che volevamo fare non riuscivamo a farlo perché le nostre finanze non erano, diciamo, finanze adatte a permetterci di realizzare questi piccoli sogni. E quando io ero triste, pensavo al giorno in cui ci saremmo sposati, dicevo, deve arrivare, deve esserci così anche per me, anche per noi. E poi alla fine noi ci siamo, diciamo, preparati il nostro matrimonio con tutta tranquillità. Io ho notato questo della mia vita, che rispetto agli altri io arrivo dopo. Però arrivo realizzando esattamente quello che vorrei, come adesso la questione della casa. Noi siamo venuti ad abitare in questa casa perché appunto non avevamo disponibilità economica per poterci permettere una casa più grande, più bella. Tante mie amiche si sono comprate direttamente l'appartamento che volevano, direttamente la casa bella subito, però io da un lato sono contenta di quello che ho passato, di quello che c'è stato. Adesso io non entro nel dettaglio dei nostri problemi economici perché altrimenti questo video durerebbe un'eternità, però comunque per farvi capire che erano difficoltà economiche, ecco. Per dirvi appunto che ho perso il filo del discorso, io sono contenta, ecco, stavo dicendo, di aver vissuto quello che ho vissuto, perché tutto quello che ho vissuto ha formato il mio carattere. Io oggi sono così grazie alle esperienze brutte della mia vita. Secondo me le esperienze brutte non sono da
da annullare, da cancellare, da rifiutare, ripudiare poi così tanto, perché comunque formano il tuo carattere e soprattutto ti portano ad accettare e a goderti ancora di più quello che poi riesci a conquistarti, con fatica. Diciamo che quando una cosa tu la desideri tanto, non riesci ad averla, quando poi la riesci finalmente a ottenere, te la godi pienamente. Sono contenta, stavo dicendo, di essere venuta a vivere in questa casa che per tante delle persone che ci stanno intorno è una casa brutta, piccola, vecchia, eccetera, eccetera. Perché comunque in questa casa io ho sviluppato il mio gusto nell'arredamento, cosa che a 22 anni sinceramente non avevo, quindi se avessi avuto già una casa definitiva, non so bene cosa avrei potuto, come avrei potuto arredarla o comunque come sarebbe stata. In questi anni in questa casa io ho sviluppato, ho avuto, diciamo, le idee, ho avuto il tempo di chiarirmi le idee anche per il concetto, anche per sviluppare il desiderio della casa in campagna, per capire meglio, avere anche delle piccole esperienze per quanto riguarda, che ne so, per dire, il piano cottura in acciaio, ah no, assolutamente, non lo metterò più nella nuova casa. Un esempio banale, no? Che ogni esperienza brutta o negativa, ogni momento di difficoltà passa, l'importante è quello, passa, non sarà così per sempre, e poi soprattutto ci insegna tanto e ci porta ad apprezzare quello che avremo dopo, ci fa apprezzare di più, ecco, tutte le piccole cose che abbiamo. Io da quei momenti di difficoltà ho imparato a gioire delle piccole cose, perché per me comprarmi un rossettino da Kiko a me mi rende felice, ragazzi, mi rende felice. C'è una stupidaggine, un rossettino da 5 euro, 6 euro, a me mi rende felice, perché penso ai momenti in cui c'erano come priorità le bollette, per cui non si potevano spendere 6 euro per una cavolata. Poi non volevamo neanche pesare sui genitori, quindi abbiamo voluto sempre fare tutto da soli e quello che potevamo facevamo, i piccoli sfizi che potevamo concederci noi ce li concedevamo, se non potevamo si rinunciava. Però appunto per me anche il fatto di andare il sabato, la domenica, per dire, a fare un giro e bere un cappuccino al bar, adesso è un momento di felicità. Io ho una macchina lì del caffè con delle cialde buonissime, un cappuccinatore che fa un cappuccino meraviglioso, però proprio il gesto di andare al bar a me mi rende felice, perché ci sono stati dei momenti in cui anche quello per noi era un lusso. Io so che in tanti guardate i miei video e penso che sia giusto anche in determinate situazioni parlare di questi argomenti un pochettino delicati, di una certa sensibilità. Penso sinceramente di non aver affrontato bene il discorso come avrei voluto. Per farlo però avrei dovuto dedicare un video intero, e di solito i miei video durano sempre un'eternità, per cui non ho affrontato bene, non ho sviluppato bene tutti i concetti che, come avrei voluto, però vabbè, più o meno penso che il succo lo abbiate capito. Cosa c'è? Chi è appena tornato dal lavoro, saluta! Che Ciao! chiudiamo il vlog, ci mancava un po' di parti molli. Questo, stai Ma fermo. hai detto salutiamo? Che cos'hai qua, un brufolo o un Quando bacio di qualcuno? sono due brufoli che faccio di qualcuno. Non Dai, puoi. dove sono i cosi per tagliare? Ah, sì, Le deve. tavole? Che cosa Le tavole? sono? Il coso per No, qua, tagliare. il coso di plastica. Mai da. Il tagliere? Il tagliere nel cassetto. Metto la buccia. Vi saluto io. Ci vediamo nel Ah, prossimo ancora ci video. sei? Io penso che hai già No, salutato. perché tu parli solo e fai perdere tempo. Un bacio grande.